presentarti e poi dopo di dirci, dato che abbiamo sentito parlare di polisanitario, un polo sanitario, che è una cosa abbastanza generica, volevamo sapere appunto se l'ospedale in che modo ridurrà servizi, se verranno ridotti, in che modo cambierà l'ospedale, Va ecco. bene. Ok. Prego, Quindi quando vuoi. in questo, vabbè, comunque ve lo dico anche perché non è una cosa che incide, in cui la nascita del nuovo comune incide più di tanto, nel senso che ovviamente lì ci sono decreti ministeriali e c'è un orientamento della regione su cui poi ovviamente c'è una ricaduta anche sul territorio. Sì, Quindi c'è una anche la fusione in discussione. sé, voglio dire, al di là del progetto che già magari da anni era in itinere, è una decisione che viene presa con determinate tempistiche in seguito a decisioni che vengono o dalla regione o dallo Stato, Certo, no? Per certo. cui sì, cioè, noi Sì, ci stiamo no, va bene, no, adattando, una sorta lo di dico senza questo. nessun tipo di Sì, problema. va. Quindi vuoi che mi presenti prima? Sì, prima la Ma presentazione. due Sì, cose. sono il sindaco di Fina, Bene, permettetemi. bene. Quando volete io Però comincio. quando siamo pronti, sì. Allora, io sono Elio Rigillo, sindaco di Bazzano. Ho 35 anni, svolgo questo incarico dal 2009, dalle amministrative del 2009, e avevo già fatto esperienza amministrativa nella giunta precedente, quindi dal 2004 al 2009, come assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, e vengo fondamentalmente dal mondo del volontariato e dell'associazionismo, che sento molto vicino per formazione e anche per impostazione dell'azione amministrativa poi successiva. Quindi domanda secca facciamo ora. Sì. È vero che l'ospedale rimarrà aperto, ma i servizi verranno drasticamente ridotti? Allora, l'ospedale rimarrà aperto, quindi non sono veritiere le voci che circolano che nella sua eventuale chiusura. I servizi non vengono drasticamente ridotti, certo bisogna che ci sia un cambiamento e quindi verranno modificati i servizi che vengono dati dall'ospedale. Quindi generalmente i tre settori su cui è strutturato l'ospedale, cioè pronto soccorso, medicina e chirurgia, rimarranno funzionanti anche per il futuro. È chiaro che però ci sono degli elementi che dobbiamo prendere, di cui dobbiamo prendere atto, in parte dovuti ai decreti ministeriali, al decreto della spending review e alle linee che poi adotterà la Regione Emilia-Romagna. Tenete presente che adesso ancora non si ha una certezza piena di quale sarà l'effetto della spending review sulle strutture ospedaliere, perché la conferenza Stato-Regioni si è chiusa proprio il 31 di ottobre, le linee generali devono essere ancora date dalle singole regioni che hanno poi la responsabilità dell'organizzazione interna sanitaria, quindi mancano ancora alcuni elementi. Certo è che oltre a questi, che sono appunto gli elementi esterni e su cui non si può intervenire in maniera stretta, ci sono anche delle considerazioni sulla tipologia di persone che utilizzano il servizio dell'ospedale, su che appunto utenze vengono nel nostro territorio, su quante persone utilizzano tutti i vari servizi, su che fasce di età vengono servite principalmente, quali malattie e così via. E quindi in base a questo chiaramente i servizi devono essere un po' modificati. Ad esempio, il pronto soccorso viene mantenuto e sicuramente potenziato nella sua capacità perché è comunque il servizio più importante anche per il territorio perché si dà una risposta immediata all'emergenza. Per quello che riguarda medicina e chirurgia, sicuramente dei cambiamenti ci saranno per organizzazione interna, magari pensando ai posti letto organizzati più per intensità di cura, cioè malati lievi, malati
importanti, malati che hanno bisogno di intensità, appunto, di una situazione di intensità anche di cura, e cosa che oggi non è così. E quindi insieme i letti potrebbero essere gestiti fra chirurgia e medicina, e quindi non tenere separati i due reparti, ma tenerli in un unico reparto, i pazienti possono essere appunto accuditi in questo modo. Gli spazi però rimarranno gli stessi? Gli spazi gli stessi, le sale operatorie le stesse, il numero di operazioni che devono essere fatte, parlando di chirurgia, possibilmente aumentare. Ci può essere una modifica della tipologia degli interventi, ad esempio oggi si fanno interventi generali per tutti, ad esempio vengono qui operati i pazienti che hanno tumori, esattamente come pazienti che hanno bisogno di interventi di microchirurgia. Allora, l'impostazione, che ancora deve essere ufficiale, però su cui si sta muovendo la regione, è che i pazienti più complessi vadano in strutture che possano rispondere anche in maniera complessa, del tipo se io sono operato e ho bisogno di un'operazione seria, devo avere nella stessa struttura anche la rianimazione, la possibilità appunto di usufruire anche di servizi per le complicanze che ci possono essere per gli interventi. Cosa che ovviamente non tutti gli ospedali sono strutturati ad avere. Anzi, nella provincia di Bologna direi che a parte gli ospedali cittadini non sono di Bologna stessa, non ci sono sale di questo tipo. Quindi maggiori interventi di media e piccola chirurgia, spostamento degli interventi più importanti verso le strutture meglio dotate. Però questo consentirebbe di allargare il bacino di utenza non solo a chi ha bisogno nel nostro territorio, ma cercare di portare qua anche chi ad esempio della città, oggi anche per interventi di media e piccola importanza devono attendere mesi per fare un intervento, quindi con l'obiettivo appunto delle riduzioni di attesa per le liste, per le operazioni e così via. Quindi modifica sì, regressione o togliere servizi no. Su questo insomma. Perfetto, allora poi facciamo un salto a un altro argomento, cioè al referendum. Sì. Nel caso al referendum vincesse il no, cosa accadrebbe del progetto fusione? Nel caso vince il no, ci si ferma. Non, si ferma. Sì, ci si ferma. Poi dopo ovviamente non ho la sfera di cristallo per sapere se poi gli amministratori abbiano intenzione di rimettersi in corsa per fare di nuovo un altro tipo di fusione oppure no. Certo è che, visto che il nostro mandato finisce nel 2014, dopo sicuramente ci si ferma e non si ha la prospettiva di avviare un altro percorso prima del 2014, perché ora che il referendum è fatto siamo già praticamente alle soglie del 2013, praticamente abbiamo dopo un anno e mezzo di amministrazione, ci sembra anche abbastanza scorretto impostare qualche cosa che poi eventualmente deve portare avanti qualcun altro. Insomma. E i comuni sarebbe? L'Unione dei Comuni si scioglierebbe poi per confluire nel Comune Unico. Perché Enrico Vegetti ci ha detto che già nell'Unione dei Comuni i servizi sono associati. Sì. I comuni pagano l'Unione dei Comuni per alleggerire, diciamo, la burocrazia interna, sto praticamente a fare outsourcing determinate cose che andrebbero fatte all'interno del comune, mm-hmm. verrebbero fatte all'interno del comune altrimenti. Tutte queste servizi associati che già l'Unione dei Comuni gestisce sono gli stessi, cioè nel senso non dovrebbero già portare a quel risparmio che si promette con la fusione, cioè con la fusione si dice risparmieremo perché avremo dei servizi associati, ma con l'Unione dei Comuni già i servizi associabili sono stati associati. Sì.
al di là del fatto che si paga l'Unione dei Comuni per farlo, per cui magari il risparmio non c'è per quello, ci saranno altri servizi associati in più? Ci sarà la possibilità di associare più servizi? O... Ma sono due impostazioni veramente completamente diverse. Certo è che se nasce il Comune Unico, i servizi che oggi sono in Unione dei Comuni vengono assorbiti dal Comune. D'altra parte, adesso con la legge regionale che è stata emanata nel 2010, quando si fanno servizi in Unione dei Comuni c'è l'obbligo della delega delle funzioni, sì, e quindi completa. Però è un dato di fatto che siccome l'Unione dei Comuni ha una finanza derivata, quindi sono tutti sostegni che arrivano dai comuni, non ha un bilancio proprio, ha un bilancio che è composto dalla somma dei bilanci dei singoli servizi che vengono messi insieme, ma non ha un bilancio proprio. E ha una struttura, però ha anche una struttura. La struttura significa che ha un responsabile del bilancio, ha un ufficio segreteria, ha un protocollo, insomma ha dei dipendenti che sono extra i servizi che vengono dati in associazione, e questo perché è obbligatorio averli. Allora, sicuramente questo significa mantenere una sovrastruttura che comunque aggrava in qualche modo i costi dei servizi associati. Questo non significa che non abbiano utilità quelle persone, anzi nel Comune Unico possono avere una grande utilità, magari utilizzate in maniera anche differente, perché ad esempio noi non abbiamo un ufficio gare e appalti, non abbiamo un ufficio legale, andiamo o in esterno, oppure ogni singolo ufficio si gestisce la propria garetta, il proprio appalto e così via. Allora, avere una struttura che invece li gestisce in maniera forte e unitaria, soprattutto con un'unica modalità e un unico comportamento per tutti quanti, lo consideriamo un punto di forza. E quindi da questo punto di vista l'Unione dà delle risposte che sono diverse rispetto al Comune Unico. I servizi in Comune Unico sarebbero tutti. In Unione dei Comuni, quando vuoi mettere insieme un servizio, devi fare intanto mettere d'accordo gli amministratori che sono eletti ognuno nel proprio territorio, quindi legittimamente ognuno cerca di fare l'interesse del proprio comune, e poi devi fare dei progetti singoli con dei bilanci singoli. Non c'è insomma una visione d'insieme, si affrontano le cose sempre una per volta, e invece impostandolo in un unico comune tutti i servizi devono essere dati contemporaneamente, perché ovviamente il comune è unico. In più l'Unione dei Comuni è un ente di secondo livello, significa che lì ci vanno i sindaci o le rappresentanze dei comuni, ma non sono persone direttamente elette per svolgere quella funzione nell'Unione dei Comuni. Insomma, ci sono delle complicazioni, è chiaro ed evidente che però se non dovesse andare avanti il progetto di fusione dei comuni, è comunque una struttura su cui noi abbiamo puntato nel corso degli anni, andranno avanti i servizi in Unione, magari con risposte meno efficaci, ma comunque con delle risposte, perché non possiamo pensare di dare più servizi come singolo comune, perché oggettivamente la sostenibilità non c'è più. L'attiva è che il dibattito è un dibattito, c'è. E questo è un elemento importantissimo, perché porta le persone a misurarsi non tanto e non solo sull'esito del referendum, quanto sulle motivazioni per cui si fa una proposta. Quindi io, se faccio una proposta, lo dico perché appunto non c'è sostenibilità dei servizi, c'è bisogno di dare delle risposte anche più complesse a problematiche che stanno diventando più complesse stiamo parlando della messa in discussione delle autonomie dei comuni, per cui c'è una necessità di mettersi insieme. Ecco, quindi quando c'è un dibattito su questi temi,
che sono il pane quotidiano per un amministratore, ma in generale sulla cittadinanza c'è poco elemento, poca discussione su questo. Di solito il cittadino si trova ad affrontare le tematiche della pubblica amministrazione quando ha un problema in casa, no? Quando ha il figlio che va a scuola e quindi si confronta sulle rette, oppure ha il nonno che ha bisogno dell'accompagnamento e quindi si misura sui servizi sociali, ma non affronta le tematiche in questo modo. Quindi, dicevo, il dibattito intanto c'è ed è molto positivo. E io ritengo che ci sia io entro molto a contatto, forse perché sanno qual è la posizione del sindaco, con persone che sono favorevoli, e per cui ho una visione probabilmente anche distorta, non ho esattamente la piena consapevolezza di che cosa si dibatte in paese. Vedo e seguo i dibattiti sui social network, ci sono ovviamente posizioni un po' più contrarie, un po' più forti anche rispetto a una polarizzazione dei sì e dei no. Generalmente vedo con favore la discussione su questi temi e una posizione generalmente favorevole alla fusione dei comuni. Però ecco, penso dal mio osservatorio che questa sia una proposta che abbia scatenato, più che l'appartenenza a una posizione politica, abbia scatenato un dibattito, e che fondamentalmente chi è a favore e chi è contro abbia un radicamento trasversale. Cioè ci sono persone favorevoli nelle liste civiche o fra gli elettori di destra, come ci sono persone sfavorevoli fra gli elettori di sinistra. Quindi cioè, vedo in questo proprio un dibattito che scatena più la propria appartenenza e il proprio ruolo di cittadino, piuttosto che appunto invece l'appartenenza partitica o politica in senso stretto, ecco. Chiedo solo l'ultima cosa riguardo di polarizzazione, di sì o no, insomma, mi sembra di aver percepito tra le persone con le interviste che abbiamo fatto che i dubbi ci siano anche relativi al fatto che Savigno e Castelletto vengono visti come un polo rispetto a Bazzano Pistolano e Monteveglio, ma non solo a livello di territorio, perché magari sono in montagna più che Bazzano Pistolano e Monteveglio, che sono verso la bassa, secondo te qual è il motivo che sono questi due gruppi? Percepito come due cose così un po' distanti. Ma ci sono degli elementi forti, nel senso che Savigno e Castello di Serravalle hanno un territorio che è fondamentalmente ex montano, no? E che ha delle problematiche e degli elementi di gestione anche che sono di quel tipo lì. Però noi siamo un po' anche dell'idea che noi ci dobbiamo pensare come territorio unitario, lo stiamo facendo nella pianificazione urbanistica, ci stiamo vivendo come un territorio unitario dai secoli dei secoli, perché l'amministrazione, io fra l'altro mi sono laureato su una tesi sulla Valle del Samoggia nel periodo di moderno, quindi 1500, periodo rinascimentale. L'amministrazione era comunque unica, il territorio era unitario, non è che di per sé stiamo inventando qualche cosa. Allora, certo ci sono problematiche diverse e questo fa parte di una ricchezza e non di un debito di un territorio e che vogliamo continuare ad affrontare insieme. Ho sentito che c'è qualcuno, ad esempio, nei comuni di Bazzano e di Crespellano che si lamenta perché dice che Castello di Serravalle e Savigno hanno dei debiti e noi ci dobbiamo far carico dei debiti. Noi siamo anche però portatori di un interesse, cioè noi non abbiamo il pensiero, come succede ad esempio in Europa, che la Grecia, siccome ha un po' più di problemi rispetto a qualcun altro, debba rimanere fuori dalla comunità europea. Siamo dell'idea che invece se cresciamo unitari, riusciamo a dare delle risposte alla cittadinanza, e considerando la cittadinanza uguale a 4 km di distanza o a 10. E se invece diamo delle risposte disomogenee, sempre più si accentuano le differenze in un territorio che poi dovrà dare comunque delle risposte unitarie, perché comunque in unione dei comuni dovremo andare.
Quindi quando magari qualcuno non riuscirà più a pagare servizi o a sostenere delle cose, saremo soddisfatti, saremo contenti? Io credo che questo faccia parte anche di una visione unitaria del futuro. Allora direi che io sono a posto, sarei a posto.